Presidente, quello che la consigliera Rossi si dimentica di dire è che in commissione, visto che c'ero, visto che ho trattato io l'argomento, è che noi abbiamo manifestato sin da subito la piena disponibilità a trattare il tema in un progetto di legge dedicato, visto che c'era la priorità. L'ho fatto presente, non capisco perché non ci venga riconosciuta questa cosa con argomentazioni prettamente strumentali, anche perché noi non abbiamo voluto inserire, ed è la dimostrazione della nostra coerenza, non abbiamo voluto inserire articoli aggiuntivi. Proprio perché la legge comunitaria è stata usata da voi impropriamente e noi non vogliamo appesantirla e quindi abbiamo dovuto agire attraverso i mezzi che sono disponibili, ovvero un ordine del giorno proprio per non appesantire questa legge che è già stata, tra virgolette, abusata da voi. Tant'è che io più che legge comunitaria la chiamerei legge omnibus, perché ci avete inserito di tutto. La nostra posizione è stata chiara fin dalla prima commissione, l'abbiamo detto sempre in maniera trasparente, abbiamo portato avanti questa posizione e in ogni occasione utile ve l'abbiamo spiegato e questa è la nostra posizione. Quindi che non ci venite a dire altre cose perché è stato tutto molto trasparente sin dall'inizio e tutto molto chiaro. Tra l'altro, più di metà degli articoli sono estranei alla legge comunitaria, compresi gli emendamenti presentati in commissione dalla relatrice di maggioranza, per conto evidentemente della Giunta, che non ci vuole mettere né la faccia e non si può sporcare nemmeno le mani su emendamenti quali l'interpretazione autentica del vincolo espropriativo. Articoli emendamenti che tolgono dignità a questa legge comunitaria, che avete utilizzato come un treno per modificare qualunque legge regionale, dalle più disparate, tra cui la legge, la 13-2015, che è quella del riordino, che a 10 mesi di distanza conta più articoli modificati che articoli intatti. Quindi, i contenuti della legge comunitaria sono chiaramente disciplinati dalla legge 16 del 2008, all'articolo 9, che prevede diverse fattispecie, così ve le ricordo, giusto perché probabilmente vi sarà utile, dove si dice chiaramente che provvede al recepimento delle direttive comunitarie, dispone in ordine all'esecuzione dei regolamenti comunitari, dispone in ordine all'esecuzione degli atti comunitari di natura amministrativa, dispone per l'esecuzione delle sentenze degli organi giurisdizionali, scusate, dell'UE. Reca disposizioni modificative o abrogative della legislazione vigente necessarie all'attuazione o applicazione degli atti comunitari, individua gli atti normativi comunitari alla cui attuazione o applicazione la Giunta è autorizzata a provvedere in via amministrativa, dettando i criteri e i principi direttivi all'uopo, reca le disposizioni procedurali, metodologiche, attuative, modificative e abrogative necessarie all'attuazione di programmi regionali cofinanziati dall'Unione Europea. Tant'è che noi abbiamo fatto un accesso agli atti proprio per approfondire questo aspetto e perfino gli uffici non hanno indicato le direttive di riferimento, perfino gli uffici, a dimostrazione del fatto che ci sono articoli che non c'entrano assolutamente nulla con questa legge comunitaria. Noi saremo coerenti con la nostra posizione, non faremo esperimenti sociali a differenza della Lega, esperimenti tant'è che sono tutti falliti, perché? Perché questa è una legge che è stata utilizzata ad uso e consumo del Partito Democratico. Quindi noi non inseriremo articoli in più rispetto a quello che avete già fatto voi. L'unica cosa, abbiamo presentato due emendamenti che sono emendamenti tecnici, uno che riguarda le cooperative in cui voi togliete la competenza all'Assemblea, noi tentiamo di rimetterla, e quello dell'alternanza scuola-lavoro. Grazie.